Buongiorno, oggi vi voglio parlare di un esercizio che serve, che è propedeutico per insegnare a cavallo a salire sul trailer. Questa è la seconda parte del secondo video di quattro video che sto facendo per dare un po' di input alle persone che vogliano preparare il proprio cavallo a salire sul trailer. Parlo soprattutto con magari quelle persone che seguono da un po' i miei video, quindi hanno già un po' di conoscenza di quelle che sono l'approccio da terra, quello che è un po' i sette giochi, quelle che sono un pochino, quello che sta un pochino dietro alla filosofia del programma Parelli, e vuole applicarlo ad uno scopo, quindi vuole raggiungere uno scopo. In questo caso lo scopo è far salire il cavallo sul carrello e in una maniera che sia non traumatica per lui, ok? È chiaro che il cavallo non ama il carrello, di solito ci sono dei cavalli che invece non hanno nessun problema a salire sul carrello, ma la stragrande maggioranza no, perché sono animali claustrofobici i cavalli, cioè è difficile fargli capire che dentro il carrello non succede nulla a un animale che madre natura l'ha programmato per evitare tutti i luoghi diciamo chiusi o comunque ristretti, dove per lui l'unica via di uscita è quella da cui è entrato. Come i cavalli sono costruiti per andare in avanti, non per andare indietro o di lato, infatti se ci avete fatto caso, se li osservate mentre sono nel branco, difficilmente fanno questi due tipi di movimento, difficilmente vanno indietro, quasi mai vanno di lato. Quindi insegnare al cavallo a fare questi due movimenti e a impratichirsi con lo stare nei luoghi chiusi l'aiuta tantissimo poi dopo a superare tutta una serie di difficoltà, tra le quali sicuramente c'è anche quella del trailer. Allora, qual è diciamo la seconda parte che andremo a affrontare in queste quattro puntate? Andremo a affrontare chiamiamolo simulatore, ma non è proprio un simulatore del carrello, perché di fatto è ancora molto lontano a quello che è il carrello, però ci serve un po' per testare quella che è il livello di claustrofobia del nostro cavallo, cioè come il nostro cavallo si comporta quando ha pressione sopra, sotto o di lato alla sua zona centrale, a quella che noi che facciamo a Parelli chiamiamo zona 3, okay? Quella che va praticamente dal garrese, okay? Da qui fino alla grassella, questa qui è la zona 3. Okay? Però vedremo anche che iniziamo sempre a giocare dalla zona 1, quindi la prima cosa che noi vogliamo è di far sì che il cavallo metta prima il naso, poi il collo, poi forse i piedi, come dice Pat, no snack, maybe fit, e poi dopo andremo a vedere se il cavallo riesce a fermarsi nel mezzo a questa situazione di claustrofobia e poi anche se riesce a posizionarsi solo con il posteriore. Questa cavalla che uso oggi si chiama Karma e è una puro sangue che è da pochissimo che è qui con noi e non gli è stato mai fatto fare questo esercizio, quindi non so come si comporterà, non ha nessun tipo di base Parelli e quindi è presumibile che mi dia magari tutta una serie di problemi, ma non bisogna dare mai niente per scontato, quindi può darsi magari che anche vada tutto liscio, non ve lo so dire, lo vediamo adesso insieme. Quello che noi andiamo a fare oggi è un esercizio che chiamiamo così, amichevolmente lo chiamiamo il car wash, no? Perché assomiglia un pochino a quelle attrezzature che troviamo nei lavaggi delle auto e che è molto semplice da realizzare. Ora noi qui abbiamo una popolazione di curiosi che dovrò allontanare gentilmente perché sennò ci impediscano di fare questo video. Ce lo impediranno e ci saboteranno in tutte le maniere possibili e immaginabili, ma noi vediamo se riusciamo lo stesso. È realizzato in maniera veramente molto semplice. No, Karma, se devi stare qua con noi. Sono semplicemente due pali dritti e un palo, in questo caso è un palo di metallo, però insomma potrebbe essere anche di legno, al quale ci sono attaccate una serie di strisce di plastica. Lo potete realizzare in varie maniere, anche con strisce più strette, tipo quello delle tende, per intendersi, ma roba che sia sicura, quindi che non abbia la possibilità di rimanere
intrappolata in qualche maniera addosso al cavallo. Quindi più larghe e pesanti sono e meglio è, anche perché il cavallo le sente di più a questa maniera. Quindi la prima cosa che dobbiamo fare, vediamo se il cavallo riesce a avvicinarsi, a passare da attraverso. È chiaro che il cavallo preferisce passare nel largo qua, no? Non preferisce passare sotto le strisce, perché comunque le strisce generano claustrofobia in quanto sono davanti e di lato. Però noi adesso proviamo a dirgli di fare un tentativo a passare con il naso lì. Vedete cosa fa lei? E in questo caso dice no, io là non ce lo metto il naso. Quindi dico no, non è di qua. Prova a vedere se riesci a annusarle e basta. Ha masticato un po'. La testa è alta, non è molto convinta, vorrebbe andare dagli altri. Io per aiutarla un po' passo la corda nella seconda striscia e gli apro un piccolo varco dove lei magari dice beh, allora forse di qui riesco a passarci o almeno a metterci il naso. In questa fase è importante fare in modo che il cavallo provi, ma senza mettere troppa pressione. Io devo solo dirgli di mettere il naso lì, mantenerlo lì e vedere se riesce un po' a giocarci, a spostarle con il naso, e poi dopo comincia a dirgli. Vediamo se riesce a fare, oh bravissima, se riesce a fare un passo è quello che io voglio, non voglio molto di più. Di nuovo gli chiedo di fare un passo, no, non è di qua. La risposta è stata sbagliata. Ricordatevi sempre che i cavalli imparano per pressione e rilascio, ok? Quindi io devo rilasciare quando lei fa qualcosa nella direzione che desidero io. Devo controllare questa spalla perché, vedete, io tocco addirittura, ecco, ha fatto lo spostamento ora. Il controllo delle spalle è fondamentale, perché se non controllo le spalle e il naso, non posso chiedere al cavallo di mettere il suo mirino nella direzione dove voglio io. Non dovete pensare a mettere pressione, dovete pensare a fare esplorare il cavallo l'oggetto, in questo caso il car wash, che noi vogliamo che lei superi. Okay? No, non è di qua. È di là. Ok, qui c'è il mio cavallo, ogni tanto viene a vedere a che punto siamo. Eccolo là, bravissimo. E adesso fai come ti pare, eh? Passa pure dietro, c'è problema. Ok, io devo rimanere e appena fa un piccolo passo lasciare. Se mi tirasse indietro forte, io dovrei far scorrere la corda mantenendo la tensione, cioè quindi dovrei riuscire a mantenere la stessa tensione sulla corda facendola però sfilare dalla mia mano e facendo andare indietro la cavalla, visto che vuole andare indietro, fino al punto in cui lei si sente più sicura e si ferma, ok? Questo è solamente ovviamente se mi tira indietro, Vedete, in questo momento ho messo tensione, sto chiedendo di mettere il naso qua, appena prova a spostare il suo corpo in avanti, io lascio. Sì, lo so, Pippa. Calma. Devo lasciargli il tempo di pensare. Adesso la rimando un po' indietro, che sennò rimane agganciata. Rimando un po' indietro ancora. Ecco. Devi mettere il tuo naso là, non verso di me. Bravo. Non verso di me. Questo esercizio lo potete fare quando avete un minimo di controllo del naso e della spalla e soprattutto un pochino di dimestichezza con l'attrezzatura. Che se non avete dimestichezza con l'attrezzatura, magari volete toccare sul collo e invece toccate magari la spalla, oppure la prendete in un occhio, che è ancora peggio, Adesso, ma io non credo che venga di qua se te ci sei qui, sai?
bisognerà che tu vada un pochino via senza dar noia a Simona che sta riprendendoci. Dai, via, cammina da quella parte, dai. Dai. Soggetto molto simpatico, ma va tenuto a debita distanza a volte. Brava, ecco, gioca un pochino. Vedi come fa? Fa approccio e ritirata. Questo è gioco d'amici con il car wash in questo caso. Devo lasciarla sperimentare. Devo lasciarla sperimentare finché non cerca di trovare una soluzione e soprattutto finché non cerca di rimanere tranquilla, rilassata. Di solito questo esercizio qui ci vuole qualche sessione, questa è la prima sessione e ho scelto di farvelo vedere perché ve l'avevo già fatto vedere un po' di tempo fa con la Giusy, ma la Giusy lo sapeva già fare, ve lo fece vedere la sua padrona, Rachele, lo sapeva già fare, qualcuno di voi mi ha scritto, ma così non si riesce a vedere la parte principale, la parte iniziale. Adesso potete vedere la parte iniziale, ok? E quindi cos'è che dovete fare? Dovete andare a mettere questo video qui insieme a quel video laggiù, che magari vi lascio qui sopra nelle schede, così ve lo potete andare a vedere. È importante perché magari qui vedete l'inizio e là vedete la fine, il risultato finale. Comunque vediamo se riusciamo nel nostro intento di fargli... No, non è qua, ok? Vedete che sono costretta a toccarla sul petto tante volte perché lei ancora non conosce quasi nulla del programma Parelli, non conosce nulla del programma Parelli e quindi a volte devo andare un po' in fase 4, devo anche toccarla. Non è una fase 4 per lei questa qui, perché in realtà l'ho toccata per appunto. Le fasi 4 sono altre. Quando fanno le fasi 4 fra di loro è un problema serio. Noi non facciamo, quando facciamo questo è semplicemente un va indietro, un po' di scomodità, però era solamente per farvi notare che chiaramente rispetto ad altri cavalli magari che basta un pochino di movimento o addirittura anche in fase 1 vanno indietro, qui non siamo nella stessa condizione. No, non è verso di me, è di qua, ecco, vedi? È chiaro che lì lei non ci passa volentieri, no? Perché abbiamo il problema dell'occhi. E ci abbiamo anche il problema dei sabotatori che, come vi dicevo prima, stanno cercando di dare noia a noi che stiamo lavorando e quindi dobbiamo mandarli un pochino via. Andate un po' a giocare laggiù, come dicevo un comico, andate a giocare là che c'è la ferrovia. Bene, riproviamo, ritorniamo di nuovo, ecco, è di là che devi andare, è di là. Lei vorrebbe passare dove sono io, no? Perché chiaramente non c'è il car wash. Brava, adesso provo a vedere se riesco nel mezzo, perché è meglio nel mezzo che da un lato, perché se lo faccio qui lei dice qui c'è stretto, qua c'è grande, preferisco passare di qua. Ma lì nel mezzo, da questa parte c'è un po' più di muro, non c'è solamente una sola di queste. E quindi è più facile che dica, invece di andare verso Sergio, forse faccio prima a passare nel mezzo. Ecco, naso, bravo. Nuovo, naso, brava. Di nuovo, naso. No, naso, bravissima bimba, bravissima, ottimo tentativo, ancora, riprova di nuovo, brava, 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 ok, invece di dargli il chicco gli faccio semplicemente fare un po' di pausa. È un altro sistema questo, in cui comunque consente al cavallo di rilassarsi un attimo. Nuovo riprovo, non è verso di me. Andiamo alla terza.
proviamo, brava, però vedi che sei rimasta incastrata, forse è meglio da questa parte, eh? Pensate che poi dopo, quando scoprano che non è niente, ci si divertano anche, no? Noi abbiamo quel cavallo là, quella velignese laggiù, che avete visto prima che era qui a sabotare i nostri giochi. Lui, quando c'ha le mosche, ci passa in su e in giù per togliersele, no? Quindi è solo una questione di tempo e di pazienza e di progressione. Brava, brava, vediamo se riusciamo a aiutarla ancora un po' di più. Dai. Eccola qua. Hai visto? Ha fatto un passo avanti e è tornata indietro. Lì, questa strettoria qui è forte, eh? Cioè, nel senso che è per loro comunque fonte di una claustrofobia importante. Nuovo. Eccola là. Bravo. Vediamo, nuovo. Possiamo passare? No, mamma mia! Ma cosa c'è? Possiamo passare? Su? Proviamo? Ah. Eccola là! Questo è stato un buon tentativo, brava! Vedete come appena metto la mano sulla testa lei si rilassa e va subito giù, eh? Questo è buono perché vuol dire che comincia a capire quando io gli chiedo oppure quando io invece non chiedo nulla e voglio che si rilassi. L'approccio in ritirata è fondamentale. Qui ci sono delle soglie che io devo analizzare, in questo caso la soglia è naso prima, la seconda soglia sarà il collo e poi i piedi, eh? Ok, brava, vedi che non succede nulla, eh? Mm-hmm. In questo caso lei sta tirando indietro, io sto tenendo la tensione e ora, ecco, appena fa un passettino lascio. Questa è la parte fondamentale che fa capire al cavallo che deve andare avanti. In settimana mi è arrivato un messaggio di un ragazzo che ha dei problemi, ha mandato questo video di un puledro piccolino che non gli viene alla lunghina. Semplicissimo, mettete in tensione la corda, appena fa un passo togliete la pressione alla corda e lui capisce che c'è comodità quando fa un passo in avanti. Se invece continuate a tirare ogni passo, lui non troverà mai comodità e di conseguenza non imparerà che venendo verso di voi, seguendo la sensazione della lunghina, trova comodità. Ok. Lasciamola un po' pensare qui. Ecco. E si rilassi un pochino. Brava. Ok. Abbiamo lasciata un pochino riposare, ecco là, provo di nuovo, sposto questo da quest'altra parte, eccolo lì, qui c'è questa che gli va sull'occhio, occhio e naso. Adesso voglio vedere se lei riesce a trovare il coraggio di passare. Ah, ecco, ha allungato il naso dentro. Eccolo là, brava. Fase 1, passettino. Fase 1, eccolo là. È importante che ci giochi un po' da sola, che impari a capire che non succede nulla se si struscia anche sull'occhio, che non la mangia nessuno, che queste sono strisce che si spostano, che lei è più forte di queste strisce. Quindi fare un po' di approccio e ritirata è importante.
Fase 1 lunga, 2, 3, 4. Ecco. Di nuovo, fase 1 lunga, 2, 3, 4. 2, 3, 4. E no, no. Eccolo là, tutta la testa. È uscita dalla parte di là la testa. Io gli lascio un'altra volta un po' di relax. E pensate che sia stressata la cavalla? Sì, è normale, la sto buttando fuori dalla sua zona di comfort, quindi è normale che in questo momento si stressi, per cui devo sempre togliere un pochino di stress facendola ritornare un po' alla normalità. È come un bicchiere, no? Un bicchiere, se io lo riempio ogni volta che faccio qualcosa, di metto pressione al cavallo, creo stress, è come se buttassi dell'acqua dentro. Ogni volta che la faccio rilassare un attimo è come se la togliessi. È chiaro che se io continuo ad aggiungere stress, poi quando mi arriva in cima trabocca e magari succede qualcosa, il cavallo esplode o comunque va in una situazione di panico, ok? Io non voglio che succeda, per cui appena lei fa qualcosa che assomiglia anche solamente a quello che chiedevo io, la premio e la rilascio, così lei capisce che quello che ha fatto è giusto e in più toglie un pochino l'acqua da quel bicchiere. E vediamo se adesso, se è stato solo un caso oppure se riesce a mettere di nuovo tutta la testa da quest'altra parte. Bimba, prova, ok, di nuovo, prova, ok, di nuovo. Allora, io per esigenze di video ho iniziato a fare questo video da questa parte perché abbiamo il sole di là, ok, ma da questa parte io sto impattando sull'occhio destro, cioè io sono sulla sua, lei mi guarda con l'occhio destro. Quindi che succede? Voi direte, che differenza c'è? C'è differenza perché l'occhio destro è collegato più alla loro parte istintiva, mentre l'occhio sinistro è collegato più alla parte razionale. Quindi magari se l'avessi fatto dall'altra parte è possibile che avrei trovato meno difficoltà, ok? Ma non è detto. Però per esigenze di video ho dovuto fare a questa maniera. Comunque voi volevate vedere i problemi che si possono trovare, e questo è uno dei problemi che si può trovare su un cavallo che non lo sa fare. Però vedete che lei ha già cominciato a pensare che mettendo la testa dalla parte di qua tutto sommato non succede nulla, e anzi troviamo relax, un po' di relax, ok, abbiamo dovuto staccare un attimo la telecamera per motivi tecnici, per evitare che ci abbandonasse, e adesso abbiamo ripreso. La cavalla in realtà non ha fatto nulla, era così e così è rimasta, ha solamente messo un pochino dietro la testa e l'ha rimessa fuori, ok. Devo di nuovo togliere i sabotatori di mezzo, ok, e vedere se riesco di nuovo a aiutare questa cavalla a trovare una soluzione. Ecco, no, poverina, ce l'hai fatta? Brava bimba, prova di nuovo. Vedete, ha alzato tantissimo la testa, quindi vuol dire molto tesa, però sta provando. Eccola qua, brava Karma. Sei una cavalla bravissima. Sì, vorrebbe mangiare ma non si fida perché sente che si muovano quando butta giù la testa. Ecco, bravo, ha tirato subito indietro. Allora, ci abbiamo di nuovo là una cavalla che dà un pochino fastidio e quindi la mandiamo via. Voi direte, ma perché non metti via questi cavalli? A me piace lavorare con gli altri cavalli in giro, perché diciamo i cavalli imparano fra di loro e quando c'è armonia, c'è relax, è più bello anche lavorare con un cavallo, perché lui si colleva anche agli altri cavalli che ha d'intorno. Se vede che ci sono cavalli tranquilli, lei rimane più tranquilla.
e torniamo di nuovo a noi. Andiamo a vedere se riusciamo a aiutare questa cavalla a superare questa paura di questa claustrofobia. Nuovo. Vedi quanto approccio ritirata fa? Lo fa da sola, no? Io gli chiedo solamente di provare, lei prova. Oh, brava! Di nuovo, bravissima, bravissima. Adesso vi faccio vedere quanto può essere d'aiuto il cibo in queste situazioni. Ok? Adesso la lascio un attimo stare e torno fra un secondo. Vado a prendere alcuni premi e poi dopo riprendiamo il video. Un attimo solo. Sono andato a prendere qualche premio. Adesso vi faccio rivedere di nuovo l'esercizio, così magari comparate anche un po' la differenza. Ecco qua. Brava, ciccia. Non voglio che tu mangi, adesso mangiare te lo do io. Brava. Brava. Passettino. Ce la puoi fare, ce la puoi fare, non andare a tirare, non andare a tirare. Di qua c'è il premio, oltre che la comodità, quindi questo è un rinforzo combinato. Di là invece, ottimo, bravissima. Avete visto la differenza usando un rinforzo positivo? E lei è molto più interessata a quello che gli sto chiedendo, ok? Brava ciccia, eh? È stata veramente bravissima. Adesso lo facciamo da quest'altra parte, sempre andando al terzo, che è più facile. No, non è da questa parte, è qua che devi passare, vedi? È lì la porta. Vediamo se dandomi l'occhio sinistro è peggio o è meglio. Brava. Nuovo. Brava, fatelo passare di qua. No, ecco. Questa parte dovete fare attenzione a curarla, cioè se lei viene verso di me e non gli dico nulla, poi mi passa sopra e va di là. Quindi devo subito intervenire e controllare la spalla. Prova a mettere la testa di qua. Ottimo, brava, guarda cosa c'è. Un chicchetto, quindi sto lavorando tutto con un rinforzo combinato in cui metto pressione, appena il cavallo fa, non solo tolgo pressione ma metto anche un po' di rinforzo positivo. Quando fanno a questa maniera dovete lasciare scorrere la corda, non dovete bloccarli, perché se li bloccate è peggio, perché per loro è maggior claustrofobia se li bloccate. Invece a questa maniera loro scaricano l'adrenalina attraverso il movimento dei piedi e il problema si risolve da solo. È solo una questione di tempo, poi piano piano migliorano e poi si accorgono che non succede nulla e diventano più esperti. Brava, brava Karma, vedete come cerca, dice sei stata brava, eh? Sì, sei stata brava, vieni, oh, addirittura te lo lasci tipo scialle sulla schiena. La parte, vedete, la parte 2 3 va abbastanza bene, la zona 4 5 invece no. 4 è il prosciutto, quello che chiamo il prosciutto sarebbe la coscia, ok, e la 5 è la coda, vedete, è un po' ancora su quella parte là. No, la spalla mandala via. Su quella parte là è ancora un po' titubante, non riesce a fermarci. Sì. Ehi, no, è di là che devi passare, su, brava. Sì, prova, non succede nulla, bravissima. Non solo non succede nulla, ma ci si guadagna anche. Vedete? Molto meglio di prima,
Anche qui ha avuto un attimo di esitazione, poi è schizzata via, ma non forte come prima. E noi riproviamo, continuiamo a provare. Ricordatevi che è sempre la stessa sessione. Ho solo introdotto il discorso del mangiare. Vedete qua come non va indietro, come sono costretto a mettere tanta pressione. Ecco. E lì bisogna lavorare anche sullo yo-yo, su questa cavalla qui, ovviamente. Brava! Adesso è bastato pochissimo per fargli mettere la testa di qua. E io premio. E di nuovo, fase 1. Guardate adesso come si è comportata, eh? Direi che non c'è paragone rispetto a prima. Togliamo un pochino di tensione anche da questa parte e poi abbiamo finito. Poi è chiaro che magari in un'altra sessione o due la rendo ancora migliore, magari riesco, se mette a posto la retromarcia, a farglielo fare anche in retromarcia questo. Vedete come sono le... Ah, brava! Adesso comincia a entrare l'automatismo. Lei dice, va, se io faccio questo ci guadagno, lo faccio subito, non sto mica a perdere tempo qua. Dico, prova di nuovo. Proviamo di nuovo. Non è verso di me, non è verso di me. Il naso lo devi mettere di là. Ecco, dai, prova. Facile, no? Brava. Molti mi chiedono cosa uso come premio. Uso del mangime e basta. Non uso roba zuccherata, non uso zuccherini, non uso cavolate varie o roba comprata al Decathlon o dove le volete comprare. E quella è tutta roba che comunque c'ha poco di naturale. E spesso e volentieri sono a base di sciroppi, sono molto zuccherati. Io preferisco usare il mangime in pellet a basso contenuto di carboidrati. Brava, adesso si è girata verso me e sta dicendo, ehi, ma qua questa volta non c'è il premio? Sì, c'è il premio. Vi ricordo sempre che il premio è veramente un grande aiuto. Lei dice, se vado forse mi dà il premio. No, perché non te l'ho chiesto io questa volta. Vieni, non succede nulla, non ti preoccupare. Però vi ricordo sempre di usare il premio, diciamo il premio in cibo, questa roba qua, dopo che avete un bel rispetto del cavallo, cioè il cavallo non deve pretendere il cibo da voi, se lo pretende la volta che non glielo date. Dovete sempre fare attenzione a questa parte qua, perché le persone tante volte mi dicono, ma poi il cavallo impara a mordicchiare. Dipende da chi glielo insegna. Se gli si insegna nella maniera corretta, non c'è nessun problema a usare il cibo, perché loro sanno che lo prendano in funzione di qualcosa che hanno fatto bene. E comunque il cibo non è sempre utilizzabile. Se lei all'inizio non l'ho usato il cibo volutamente perché lei era molto tesa, ok? Quindi in quel caso lì ha bisogno, vedete, adesso si è grattata. Quando sono molto tesi hanno bisogno di sicurezza, non hanno bisogno di cibo, spesso e volentieri non lo prendono nemmeno. Invece quando poi ho visto che cominciava a abbassare la testa, a riuscire a mangiare anche l'erba eccetera, allora ho detto bene, se riesce a fare questo, sicuramente l'incentivo del cibo è un bel aiuto. Sì, sei stata bravissima, Karma. Proviamo. Eccolo là. Ok. E con lei in questa posizione, io direi che possiamo finire questo video. Grazie di avermi seguito fino a qui. Questo è un video un pochino più lungo, ma chiaramente ho dovuto farvi vedere un pochino i vari passaggi. Lungo fino a un certo punto, perché credo che sia passata una mezz'oretta o poco di più, e come avete visto, in una mezz'ora dal cavallo che aveva assolutamente paura anche solamente a toccarlo con il naso, al cavallo che passa abbastanza tranquillo. Una scala da 1 a 10 gli darei un 7, 7 e mezzo. Quindi come vedete i cavalli sono estremamente veloci, ma questo sicuramente se mi seguite e seguite i miei video l'avete visto già, me l'avete già sentito dire tantissime volte. I cavalli sono molto 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 veloci a imparare, ma la difficoltà spesso e volentieri è più nostra a spiegargli quello che noi vogliamo che loro a fare quello che noi gli stiamo chiedendo.
Visto che sono in questa situazione, vi faccio vedere. Tante volte le persone, quando succede questo, si avvicinano, corrono di volata e cercano di togliere la corda. Lasciate la corda giù, fate l'asola in terra e chiedete al cavallo di andare indietro. E più di una volta, due, tre volte, fin tanto che non si libera da solo. Non andate mai là, è pericoloso. Se il cavallo si spaventa, cosa? Grazie, karma. Potrebbe anche colpirvi con una gamba. Se vi è piaciuto il video, fatemelo sapere attraverso un commento, attraverso un like, condividendo questo video. E niente, se avete delle domande da farmi, scrivetele nei commenti, come sempre, e noi ci vediamo la settimana prossima. Grazie dell'attenzione. Used to be home, passing by those little towns I know so well. Stopping for gas and then I'm behind the wheel again. Driving is like a spiritual cleanse, where every mile is a new beginning and every bend holds a new end. Eyes on the road, don't lose control. I'm speeding fast to chase my soul.